Andrea Luzzi si conferma sindaco di Sant'Omero, un buon margine rispetto agli avversari, a testimonianza probabilmente insomma che quello che era il progetto politico, elettorale, amministrativo è stato recepito dalla cittadinanza. Sì, sono assolutamente soddisfatto, ringrazio tutti i cittadini che hanno confermato la fiducia verso l'operato dell'amministrazione comunale per il lavoro svolto in questi anni che ha fatto sì che Sant'Omero crescesse ogni giorno di più. E i risultati sono arrivati, i cittadini l'hanno compreso e non posso che ringraziarli. Naturalmente ringrazio tutto il gruppo di Sant'Omero che vogliamo, tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi mesi di campagna elettorale e ringrazio i cittadini, continuerò a fare quello che ho fatto ogni giorno, il sindaco di tutti, di quelli che hanno votato, di quelli che non ci hanno votato e anche di quelli che non sono andati a votare. Sant'Omero dunque sceglie la continuità e sotto questo punto di vista insomma si prosegue su quello che è il percorso già avviato, no? Assolutamente, c'è un bilancio che ha chiuso il 31 maggio con 1,5 milioni di avanzi di amministrazione che permetterà di investimenti importanti per la comunità, continua il piano degli asfalti, insomma continua il lavoro che stiamo portando avanti in questi anni.